Oggi vi presento Innovis V3 di Brader, macchina solo ricamo, molto apprezzata, molto famosa, una delle macchine più richieste su questo segmento. È una macchina che ha un telaio molto vasto, 30 cm per 18 e con un aggiornamento opzionale può diventare 30x20. Ha un grandissimo display compositivo a colori, touchscreen, dove potremo fare delle composizioni in maniera molto immediata sia di più ricami che di ricami alfabeti. Quello che è molto famoso di Brother è la sua facile intuitività nell'utilizzare le funzioni, molto user friendly. Tutte le funzioni sono facilmente comprensibili e in pochi tocchi si riuscirà a ottenere il risultato desiderato. Ci sono molte funzioni di editing di testo e anche di modifica di ricamo. Una delle caratteristiche che rende famosa Brother è quella di poter andare a fare della composizione di ricami in maniera molto immediata e intuitiva. I pulsanti della macchina sono molto semplici da poter comprendere. La macchina può spostare il ricamo, possiamo ruotarlo nei vari modi, possiamo andare a ingrandire il ricamo o rimpicciolirlo senza variare però il numero di punti, anche in maniera particolare, quindi non proporzionale. Possiamo andare ad aggiungere altri tipi di ricamo o scegliere tra uno dei vari font per poter fare una composizione di testo molto semplice. I testi poi possono essere modificati facilmente, spostati, curvati nelle maniere più differenti, variata la curvatura, variata la distanza tra una lettera e l'altra e deciso anche se si vuole fare più colori o un colore unico, quindi delle funzioni di editing avanzate e facilmente intuibili tramite questi tastini. Possiamo anche aumentare per i testi la densità del punto in modo da farlo un pochino più vistoso. Una volta finita la nostra composizione e contenti di ciò che abbiamo fatto, possiamo andare a ricamare. La macchina ci farà vedere anche in maniera reale come verrà il nostro ricamo effettivamente. E ci farà vedere l'ordine cromatico dei colori e il tempo per ogni colore che andrà a impiegare. Il numero di colori totale è nella parte superiore, come il tempo e il numero di punti. Con l'opzione di posizionamento potremo vedere dove questo ricamo verrà effettuato nel telaio, eventualmente ancora spostarlo con le frecce direzionali e tramite il piedino con il puntatore LED riusciremo ad andare a vedere esattamente dove verrà effettuato il ricamo per farlo nella zona che ci interessa. Una particolarità, il ricamo può essere ingrandito o rimpicciolito senza variare il numero di punti, non questa macchina, non ha il ridimensionamento. Per quanto riguarda la funzione di precisione nel dove fare il ricamo, molto importante anche questa, Brader lavora con un piedino, che questo è opzionale, laser. Un piccolo LED andrà a segnare sul tessuto dove la macchina andrà a ricamare e anche l'area che prenderà il nostro ricamo, in modo tale da poter congiungere ricami insieme in modo più semplice e effettuare il posizionamento dove vogliamo in maniera abbastanza intuitiva. La macchina presenta già una grande dotazione di ricami inclusi, ha 227 ricami già inseriti e 17 tipi di alfabeti, di cui 3 cirillici e 2 giapponesi. Potremmo quindi fare già tante combinazioni con i ricami in dotazione. Poi la macchina ha l'entrata USB per la pendrive e l'entrata di tipo A per una connessione diretta con il computer. In dotazione abbiamo due telai, il telaio 30x18 e il telaio 10x10. Abbiamo l'opportunità di comprare successivamente anche dei telai di media grandezza per poter completare la nostra dotazione. Brader V3, la macchina esclusivamente da ricamo che è ottima da poter affiancare una buona macchina per cucire, vi darà l'opportunità di ricamare su tutti i tessuti che vorrete, già con un'area di lavoro molto vasta di 30 cm per 20. Per qualsiasi altra informazione vi invito sempre a consultarmi e a controllare il nostro sito macchinepercuciredemini.com. Ciao da Marilena.